Bella a tutti ragazzi, qui Lorenzo 10 punti e ci troviamo su un nuovo gioco oggi. Lo so, siamo il 24 dicembre, quindi per questo ho portato un video, no? Siamo su Pokémon Verde Foglia, il bello di sto gioco che è tutto in inglese. Quindi, capì? Ne ammazza. Siccome di sicuro bisogna mettere in posizioni principali tipo nome, questo, l'altro, il professor che parla, vi farò saltare la prima parte con un taglio. Ok ragazzi, adesso abbiamo, ecco, ho fatto il nome, il professor parlava per niente, quindi adesso posso entrare nel gioco, ecco. Noi siamo questo bellissimo ragazzo molto attraente che si ferma a leggere i poster, che sarei io, che si chiama Lorenzo. Ok, adesso in teoria dovremmo andare a prendere i Pokémon, però sono sicuro che non ci lascia, quindi ecco, appunto, ok, eccolo qua. E ecco che ci chiama non muorti. Praticamente ci deve dare un Pokémon per riuscire a sopravvivere, perché i Pokémon selvatici sono molto pericolosi, ecco. Samuel, che sarebbe praticamente il figlio del professor Oak, gli ho dato io il nome perché è mio fratello, quindi è quel tizio giù che non si vede. Comunque lasciamo stare. Adesso Samuele, fai pressare, ok. Papà non vale, beh. Mona, sei stato cattivo. Adesso niente Pokémon. Allora io direi di scegliere quello in mezzo, no? Squirtle. Vabbè, comunque, l'ho scelto a caso. A me va bene anche Squirtle, lei non c'ho problemi. Lui sceglie qualcun altro, lui sceglie Bulbasaur. Yeah, ha preso ha preso Bulbasaur, bene. Ce ne andiamo. Aspetta Lorenzo, facciamo una... proviamo i nostri Pokémon. Ma sì, dai, iniziamo con le battaglie belle. Yeah. Il rivale se muore vuole fare una battaglia. Ok. Tira fuori Bulbasaur. Vai Squirtle! 19 di vita, minchia. Proprio cerca di farmelo fuori a sto punto, no? Ma dai, ma che pipa di Pokémon ho scelto! Me lo prendevo Charmander, che era più forte. Alleluia! 67 punti esperienza. Livello 6 e... tutte statistiche che per il momento non voglio leggere. Ah, ti ho battuto! Lorenzo prende 80 euro. Non sono euro, ma me ne vanno bene lo stesso. Magari fosse così. PJ, scommettete? Vabbè dai, dobbiamo catturare Pokémon qua perché con un solo Squirtle sarà molto difficile. Quindi... vai! Squirtle usa Tackle! Bravo Squirtle! Manco un passo mi lasciano fare. E un altro PJ. Avanti, vai PJ. Bag. Non c'è Kaiser. Ma tipo, ma non c'è la mazza. Vabbè. Vai, vai Squirtle. Brutto pezzo di uccellino. Ti pare se non attacca sempre lui per primo? E fammela fuori. Alleluia. Sali di livello per piacere, sali di livello che forse... sì, livello 7, uè. Imparate per piacere una nuova mossa. Ho imparato... cos'è? Non lo so, Bubble. Quanti PJ ci saranno qui? PJ o Rattata? Rattata! Questo lo dobbiamo prendere assolutamente, ma non c'ho neanche una Pokéball. Nuova città, andiamo a prendere le Pokéball. Eccolo qua. Pochi sente. Alleluia. Vai Squirtle, devi salvarti! Squirtle, salvati!
Vai. Bravo, Squirtle. Grazie, grazie. Grazie, mi hai salvato. Sei un eroe. Dove cavolo li trovo le Pokéball? Per strada. Entriamo nelle case altrui, vediamo cosa c'è dentro. Salve, signor. Ma questa è la scuola. Salvati, frate. Corri. Allora. Questo può. Via. Sì, ma ok, ma io vorrei tipo comprare qualcosa. Ti hanno investito. Ah, è un party, avevo capito. Ah, ma quindi quello era alcolizzato, non avevo capito, scusate. Frate, le Pokéball dove le hai messe? Ma bastava da. Allora, ok, allora abbiamo fatto giusto, Blue Jean a portargli il pacco come avevo detto. Ah, i Pokédex. Ah, perché li hai inventati tu, Sapevo io. Visto farsi me. E povero Charmander, rimani lì, ma vado a prenderlo io. Ok. Riceve Pokédex! Sì! No, ma comunque almeno le Pokéball le abbiamo. Adesso possiamo catturare i PJ e i Rattata, che bello! Ma il resto non me ne frega una mazza. Occhio, adesso non trovo più neanche un po'. Quindi qua ci vuole adesso un bel PJ Rattata di già. Livello 3, te lo posso scaccio, livello 4 o 5. No, no, no. Vabbè che sono ratati ai PJ, però almeno averli in certo livello, ma almeno quello. Allora. Strano perché adesso non trovo più niente. E lì c'è sempre qualcosa, PJ A. Livello alto. Vabbè, livello 3, a questo punto mi accontento, ci sono solo di quel livello lì. Allora, usa Bubble! Vai! Grande frate! Dai che l'hai alcolizzato! Come fa a togliere. Ah, questo deve essere il togliere. Si tratta tanto del livello bassissimo, quindi va benissimo. Perfetto! Va bene, va bene, va bene. No, ho sbagliato! Usa le Pokéball! Come per acchiappare le ragazze, usa le Pokéball! Vai, uno, due. Ho preso un. Ma vaffanculo, che cavolo! Cioè, non riesco a prendere neanche un PJ, rendetevi conto! Sì, a sto punto usa Tackle anche tu. Cerca di non ammazzarmelo. Ecco, appunto. Ho sprecato una Pokéball per questo PJ che alla fine è morto! Punto io direi di provare ad andare di qua. Prima non ci sono neanche andato. Io direi di tornare indietro. Allora, lasciamo stare il Poké Center. Io direi di cercare tipo di Pokémon per alzare un po' la nostra squadra. Tipo di qua, prima non ci siamo andati. Sì, trova le Pokéball. Ma io non volevo la pozione, io volevo la Pokéball. Uffa. Va bene. Allora, andiamo avanti. Qua è dove eravamo praticamente prima. Sì, ma non saltarmi giù. Ecco. Vai di qua. Oddio, scoccio, cosa mi butti giù stavolta? Un Rattata, perché ti picchio anche te se mi butti giù un Rattata, hai capito?
Non voglio più Rattata per piacere. Ecco, un PJ. Ma io non ho catturato né PJ né Rattata. Cioè, ecco. Ma no. Ho perso. PJ ritorna, ma PJ vaffanculo, cuore, vai, vai. What? Lorenzo? È senza Pokémon? Ma va! Lorenzo! Ho dovuto sganciare i soldi? Adesso andiamo alla caccia di PJ, non me ne frega una mazza, voglio i PJ io. Sono troppo forti i PJ. Anche soltanto semplicemente perché facciamo cagare. Cerca bene, cerca tra l'erba. I Rattata, no. Vabbè, però ci servono pochi, quindi usa bubble. Cerca di fare, cioè sei pure 4 livelli più alti. Vabbè che ne è ragazzo, però. Sì, ma dai. Squirtle Defense Field, ma va? Vai Squirtle, usa Bubble! Sembra che fumi la pippa, no? Queste bolle ogni volta che... adesso è il momento, me lo sento. Mi sento, bisogna usare la Pokéball. Bag. Use. Lorenzo, use Pokéball! Vai, 1, 2. Ho preso Rattata! Goccia! Goccia e catchamol proprio! Che bello! Rattata è giunto al Pokédex. Oddio! No, non voglio dare nickname a Rattata. Adesso cerca un PJ magari. Un bel PJ. Esatto, un PJ. Un monkey! No raga, questo devo catturarlo. Questo deve essere mio, questo. No! Datazione! Sai la traduzione giusta. Come faccio a catturarlo? Un altro colpo ed è morto. Un altro colpo ed è morto, questa è la mossa più scarsa, dovete capire. Non potevo buttargli la Pokéball a mezza vita, cioè mi rideva dietro. Uno Spearow! Al 5! No, questo è troppo forte. Vai, 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 vai. Questo è mio, questo lo catturo. Questo lo catturo, usa Bubble. Big Bubble! Vai, 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 catturalo. Cosa mi hai fatto, scusa? Come? Ah no! Avevo letto attacco fallito! Ti ringrazio, signore. Vai, questo ti... questo è livello alto, quindi toglie poco, però... toglie. Non c'è reazione. Sì, zio. Dai, usa ancora azione. Muoviti, ma chi se ne frega? Vai. Dai che catturiamo uno Spearow. E dopo facciamo il culo a Samuele. Dopo voglio vedere se ci ruba ancora i soldi. Ne voglio più del doppio, che cavolo, me ne ha tolti 68. Usa una Pokéball, vai. Lorenzo, usa... ma sembra tipo una mossa, che cavolo, sono un Pokémon io. Vai! 1, 2, 3. Cioè ci rendiamo conto, cattura uno Spearow e non riesco a catturare un PJ di livello pure 3. Vabbè che alla fine l'ho seccato, però. Sì, bello. No. Mi sento pronto. Però io ho fatto salire Squirtle di livello. Vai Squirtle. Squirtle come on. Vai, usa Bubble. Send attack. Ma che cavolo? Grande PJ, non hai tolto la mazza come al solito. No, prima mi sei secchito il povero Squirtle. Vai Squirtle, attacca. Cosa? Ha sbagliato. Un brutto pezzo. Attaccalo. Seccalo. Cosa? E dopo c'è anche un Bulbasaur. Ma state scherzando?
Ma perché non attacchi? Efficiente, attacca quel PJ. Buonanotte, ci hai ammazzato Squirt. Ok ragazzi, possiamo anche dire che il video di oggi finisce qui perché mi sono stressato. Perché cioè, non può essere che per catturare uno Spiro e un Rattata non riusciamo a battere un PJ. Cioè, è una cosa incredibile. E comunque ci rivediamo qui la prossima volta. Iscrivetevi, lasciate un like, 10 like, vediamo il prossimo video. Anche domani ci sarà il video speciale di Natale, che sarà anche quello un video sui Pokémon, sempre delle vecchie generazioni. Non so se sarà il rosso fuoco di un'altra. Spoiler. Comunque. Bella raga.